Ben ritrovati con la nostra informazione. Si avvicina il momento della sentenza del processo Eternit. Lunedì i riflettori saranno puntati sul Tribunale di Torino per un verdetto molto atteso non soltanto a Casale e in tutta la provincia di Alessandria, ma anche in tanti altri paesi del mondo. 3.000 vittime di 4 stabilimenti italiani attendono giustizia. È il grido dell'Associazione Familiari Vittime dell'Amianto. Sentiamo Stefano Roncati. È il più grande processo penale in Italia e nel mondo per le morti da amianto. La sentenza del processo Eternit in qualunque caso impiegherà poche ore a fare il giro del globo e magari servirà a dare la spinta decisiva in tanti altri paesi, dove l'amianto si combatte in silenzio, ma ancora lontano, troppo lontano dai riflettori e dalle aule di tribunale. 3.000 vittime di 4 stabilimenti italiani attendono giustizia, dicono dall'Associazione Familiari Vittime dell'Amianto. Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera e Napoli hanno dichiarato guerra alla fibra killer ed è in particolare la città monferina ad aver pagato un prezzo alto, altissimo, assurdo tra i lavoratori della Eternit e la popolazione, numeri che mettono in luce il dramma delle malattie causate dall'amianto, oltre 1.800 vittime, centinaia di persone ammalate soltanto in questo territorio. Adesso Casale pretende giustizia, dopo oltre 30 anni di lotta, commentano le associazioni, auspichiamo che questa sentenza possa offrire un grande contributo alla lotta mondiale contro l'uso del l'amianto e per la salvaguardia della salute. L'attesa è quasi finita. Lunedì mattina, dopo il breve intervento dell'avvocato Zaccone, la giuria si ritirerà in camera di consiglio prima della lettura del verdetto da parte del presidente Giuseppe Casalbore. A seguire l'udienza al Tribunale di Torino, oltre 1.500 persone, centinaia delle quali in arrivo da Casale. Intanto la FEVA, insieme a CGIL, CISL e UIL, pensa già al dopo sentenza e per martedì 14 febbraio ha organizzato una tavola rotonda presso la Camera del Lavoro di Casale, con quella che è stata definita la multinazionale delle vittime, rappresentata dalle associazioni casalesi e da quelle di altri paesi. Nel Monferrato torneranno così esperti ed esponenti di comitati da mezzo mondo, gli americani Barry Kesselman e Linda Reinstein, la brasiliana Fernanda Giannasi, Alain Bobbio, un gruppo proveniente dalla Francia, la britannica Laurie Kazan e i rappresentanti dell'Unione Sindacale Svizzera. La sentenza sarà analizzata e valutata anche giovedì 16 febbraio. Nel corso dell'Assemblea Generale della FEVA. E di questo argomento si parlerà anche tra poco ad Aria Pulita. Ospiti in studio il sindaco di Casale Monferrato Giorgio De Mezzi e il coordinatore del Comitato Vertenza Amianto Bruno Pesce. Ancora cronaca, è in prognosi riservata al CTO di Torino Gaetano Schillaci, 52 anni, abitante a Bassignana, operaio orafo ustionato da una fusione d'oro. Il grave infortunio sul lavoro è avvenuto nel laboratorio di proprietà della ditta Lunati, situato in via Trento a Valenza. L'operaio soccorso è trasportato in un primo momento all'ospedale di Alessandria per le gravi ustioni riportate al viso e alle mani, è stato trasferito al centro gravi ustionati di Torino, dove i medici mantengono la prognosi riservata. E ancora, il 16 luglio scorso a Mornese uccise la madre, ma in quel momento non era in grado di intendere, di volere. Lo ha sentenziato il GUP, che in abbreviato ha assolto Lorenzo Cavanna, 26 anni, dall'accusa di omicidio volontario. Il giudice però ha disposto il ricovero per 10 anni del matricida in un ospedale psichiatrico giudiziario. Emma Camagna. L'infermità mentale lo rende non punibile. Il GUP ha assolto Lorenzo Cavanna, 26 anni, mornese, dall'accusa di aver ucciso a pugni, calci, colpi di sedia, dopo averla stretta al collo, la madre Francesca Biaretta, di 59. Deve però restare 10 anni all'ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere, dove si trova da qualche tempo. Qui è in funzione un reparto di terapia e assistenza adeguato alla sua patologia. È schizofrenico. La vicenda è nota, il delitto va ricercato nella depressione e nei problemi psichici che da anni affliggono Lorenzo, con un futuro da giocatore di calcio di successo, un diploma liceale in tasca, un inizio di studi universitari alla facoltà di filosofia, tutto naufragato per le sue stranezze. Quando il 16 luglio scorso la madre lo ha visto bighellonare in casa, ha cominciato a rimproverarlo e lui ha iniziato a picchiarla, a stringerla al collo, buttarla per terra finché lei è morta.
E pensare che le sue condizioni psichiche erano così migliorate da indurre i responsabili del servizio di salute mentale di Ovada, da lui frequentato, a ridurre le medicine che gli venivano somministrate, ha detto il suo legale. Come si è giustificato Lorenzo dopo il delitto? Ha sempre sostenuto di aver sentito dentro di sé delle voci che gli ripetevano di intervenire. Cambiamo argomento. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Alessandria ha disposto una serie di controlli per accertare in prossimità del carnevale la regolarità della vendita di giocattoli, maschere e mascherine. A Novi è stato sequestrato un ingente quantitativo di materiale dannoso alla salute. Due persone, titolari di due centri commerciali, sono state denunciate alla magistratura. Franco Capone. Su disposizione del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Alessandria, colonnello Antonio Rolando, è scattato in tutta la provincia un piano di controllo per combattere il grave fenomeno della messa sul mercato di oggetti, giocattoli, maschere, mascherini, abiti ed altro di provenienza cinese. Si tratta di materiale contrassegnato dal falso marchio CE e che potrebbe essere nocivo alla salute di grandi e piccoli. Il blitz delle fiamme gialle, che rientra nel quadro di una serie di controlli disposti per la sicurezza e la salute dei consumatori e in particolare dei bambini, soprattutto in vista del carnevale, è partito da Novi Ligure, dove in un negozio di cinesi e su di un bancale di un supermercato sono state sequestrate migliaia di giocattoli di vario genere ed altro materiale situato in un deposito senza il marchio CE. Fra la merce sequestrata, palloni, bambole, dardi da tiro a segno, giochi di società e altri oggetti. L'offensiva della Guardia di Finanza, ha detto il colonnello Rolando, ha lo scopo di evitare che nei giorni di carnevale vengano immessi sul mercato non solo giocattoli per bambini, che di solito contengono vernici e coloranti e sostanze dannose, se inalate o ingerite, ma anche abitini, maschere ed altro materiale che già in passato è risultato prima di tutto irregolare sul mercato e poi dannosissimo alla salute, agli occhi, ed una volta in contatto potrebbero provocare danni irreparabili. Per evitare ogni rischio, le fiamme gialle continueranno a controllare ogni tipo di esercizio commerciale, soprattutto quelli che vendono materiale made in Cina. Abbiamo ancora argomento. Domani alle 17.30 presso il Museo Civico di Alessandria si ricorderà il circolo della Società del Casino di Alessandria a 150 anni dalla sua fondazione. La relazione sarà a cura della professoressa Carla Moruzzi Bolloli. Ma cos'era la Società del Casino di Alessandria? Ce ne parla Dede Vinci. L'esigenza di riunirsi in gruppi, comunità o circoli è sempre stata presente in ognuno di noi. Oggi i circoli più grandi ed estesi nel mondo sono virtuali, i social network. E anche se vi sono milioni di persone iscritte, ognuno ha l'opportunità di fare una selezione e restringere le frequentazioni, sempre virtuali, a una quantità di amici definita secondo i gusti o gli interessi personali. In comune, ad Alessandria, è stata presentata dall'assessore alla cultura Davide Buzzilanghi un'iniziativa che si terrà sabato pomeriggio a Palazzo Cuttica in via Parma 1, nella sala degli arazzi del Museo Civico di Alessandria. Sarà l'occasione per conoscere uno storico circolo alessandrino, fondato già nel 1862, chiamato Società del Casino di Alessandria. A curarne la presentazione la ricercatrice storica Carla Moruzzi Bolloli. A 150 anni dalla sua fondazione si ritorna quindi a parlare della Società del Casino di Alessandria. Era stata costituita dal marchese Cesare Cuttica di Cassine e dal conte Pietro Civalieri di Masio. Tra i fondatori anche l'antenato dell'assessore, il marchese Giovanni Buzzilanghi. L'impegno era di raggiungere 120 soci. Come prima sede venne scelto il locale del Palazzo Dal Pozzo, dove la società rimase fino al 1868, quando si trasferì nel Palazzo Cuttica di Cassine in via Parma, dove rimase fino al 1961. Dei 162 soci fondatori, ben 67 erano liberi professionisti e precisamente 37 avvocati, notai, causidici, 19 geometri o ingegneri, 13 medici e farmacisti, una ventina i nobili titolati ed altrettanti gli israeliti, una quarantina erano insigniti di onorificenza e ben 12 erano banchieri. Tra
i tanti reality come Il Grande Fratello o L'Isola dei Famosi che ci propone il piccolo schermo, dove gli insulti, l'ignoranza e la mancanza di decoro la fanno da padrone, ce n'è uno davvero diverso da quelli che ci propone la televisione, che sta andando in onda sul canale 28 del Digitale Terrestre. Stiamo parlando di Romanzo Familiare, che ogni martedì a partire dalle 18.30 mette al centro valori come l'accoglienza e la condivisione. Di questa parte di televisione parleremo tra poco. Ora però ci occupiamo di un'inchiesta, la terza puntata, quella andata in onda ieri sera su Italia 1 nella trasmissione Le Iene, che riguarda da vicino la farmacia di Novi Ligure, la farmacia dell'ospedale. Sentiamo Katy Porcetto. È una pessima figura quella che registra il sistema farmaceutico nazionale e in particolare quello del distretto novese, dopo il polverone sollevato dalle Iene d'Italia 1. Anche ieri sera Nadia Toffa, titolare dell'inchiesta, ha scoperchiato il vaso su un nuovo poco allettante capitolo della storia dei farmaci defustellati, mettendo in luce un sistema fuori legge che durava niente meno che da 20 anni. Il servizio ieri sera è partito da Milano, dove anche sotto la Madonnina la musica non cambia. Questo sistema truffaldino pare proprio un vizio di famiglia. Ma ricordiamo come avveniva la truffa nella farmacia dell'ospedale di Novi Ligure, da dove tutto è nato. I farmacisti toglievano le fustelle dai farmaci, il codice a barre che c'è dietro ad ogni confezione, le appiccicavano a ricette preparate ad hoc da medici compiacenti e poi le spedivano a centinaia di ASL per farsele rimborsare. Già, proprio le ASL, quelle preposte a controllare, tra l'altro, che questo genere di cose non avvenga. Mara Saglietto, responsabile della spesa farmaceutica in Liguria, specifica la Toffa che per verificare che il lavoro delle farmacie si svolga in piena regolarità vengono fatti controlli domiciliari. Maria Antonietta Vassallo, direttrice dell'ASL di Novi Ligure, lo conferma, ma davanti ai microfoni di Italia 1 sono tante le domande alle quali non riesce a rispondere e quindi tanti i non lo so. E, chicca non da poco, la Vassallo dichiara anche che l'ASL, prima di fare i controlli, avvisa addirittura le farmacie. Le sembra una cosa utile per scovare le truffe? Secondo me non è utile. Immagino che non pensasse mai più il servizio farmaceutico a una cosa così. Ma ci credo, mi scusi, se lei chiama prima di fare un controllo, mi scusi, cosa pensa di trovare? Ha fatto sparire tutto quando siamo venuti noi, l'ha visto nell'immagine, eh? Sì, questo servizio io l'ho visto. E dico, avranno avuto questa prassi. Io gli diamo proprio la possibilità di farla franca questi, però mi scusi, eh? Ritengo che non sia corretto. Poi, a telecamere spente, Maria Antonietta Vassallo rivela che la persona giusta da intervistare è il dottor Mauro Tinella, direttore di tutti i distretti dell'ASL di Alessandria. È lui che dovrebbe sapere cosa succede realmente e come l'ASL controlla farmacie e quindi di riflesso i medici, il tutto alla tutela del paziente. Ma Tinella bozza, balbetta, sembra confuso. Non glielo so dire, mi pare che la spesa di su Novi, quant'è la spesa media? Il direttore a questa domanda sembra un po' in difficoltà e si attacca al telefono, ma non si ricorda neanche cosa deve chiedere. Domanda? La spesa per paziente? Spesa per paziente su Novi Ligure. Ogni medico, specifica la Iena, prescrive ai propri assistiti le medicine di cui hanno bisogno, ma se queste medicine superano la media regionale dovrebbero scattare i controlli, ma nessuno conosce la media che registrano i medici novesi. Alla fine entra in scena Daniela Cantù, responsabile del Dipartimento del Farmaco, sempre di Novi Ligure, la quale dichiara che la titolare della farmacia dell'ospedale incriminata a suo tempo faceva parte anche lei del Dipartimento. In pratica pure lei, in qualità di ispettore, andava nelle farmacie a fare i controlli. Una situazione allucinante che da 20 anni costano i poveri mortali centinaia di milioni di euro. Ed ora andiamo a Verzano di Tortona. Da questo piccolo comune sta andando in onda un reality sui valori della famiglia. Alla fattoria sociale di Verzano di Tortona il cancello è sempre aperto, perché chiunque può entrare e sarà ben accetto. Sono questi due dei tre pilastri, apertura, anche mentale, ed accoglienza, su cui poggia la filosofia di vita di chi ha scelto di far parte dell'associazione Mondo di Comunità e Famiglia Onlus, che pone come terza condizione per partecipare a questa comunità la condivisione. E per condivisione si intende anche l'avere una cassa comune, dove ognuno mette quello che guadagna a disposizione delle esigenze degli altri.
Bruno Volpi è responsabile, insieme alla moglie Enrica, di questa realtà fatta di 7 famiglie. Originari di Lecco, i coniugi Volpi sono inseparabili. Conosciutisi all'oratorio, hanno poi condiviso un'esperienza in Ruanda per 8 anni come missionari laici. Una volta tornati, hanno fondato la comunità di Villa Pizzone a Milano e da una decina d'anni vivono in questo piccolo comune del Tortonese. Citando l'articolo 4 della Costituzione italiana, a lei piace sottolineare che qui vivere in questo modo è proprio espressione dell'articolo 4, cioè vivere un servizio, non farlo necessariamente. Essere utili al mondo, insomma, perché quell'articolo dice che ogni cittadino dovrebbe vivere così, però come fa un cittadino da solo, si perde, il mondo, questo sistema ti schiaccia, ti obbliga a stare. Ecco, qui è un po' un'alternativa, non siamo antagonisti di un sistema che può anche non piacerci, siamo un'altra cosa, e questo mi piace, però non è che si nasce così. Allora ecco, la nostra associazione vuole offrire a chi ha voglia di provare l'occasione. In Italia esistono oltre 30 comunità di questo tipo che non hanno niente a che fare con quelle di impronta religiosa o di recupero. Qui nel centro di Berzano di Tortona tutti hanno un'occupazione. C'è chi fa l'insegnante, chi l'architetto, chi lavora all'ASL, chi ha un part-time e può quindi prestare la propria opera all'interno del casale, dove si restaurano mobili, si fa il pane e si coltivano i prodotti della terra. Qui siamo nelle cantine di questa fattoria sociale che è stata anche ribattezzata da voi Terra di Mezzo, in dialetto? La terra ad mes, io non sono piemontese, però più o meno insomma questo è il senso. Il senso della terra di mezzo è appunto che è una terra di margine, di unione, delle diversità. A noi piaceva questa definizione perché noi siamo tutti diversi così. E questo è il posto dove ognuno di noi può sperimentare le proprie potenzialità. E poi ci sono le esperienze solidali. Dal lunedì al venerdì arrivano i ragazzi del Centro Disabili San Carlo di Castelnuovo Scrivia. La signora Enrica è intenta qui ai fornelli. Che cosa sta preparando? Sto preparando da mangiare per i ragazzi della fattoria sociale. Oggi tocca a me, a turno. Ogni giorno una famiglia prepara da mangiare per loro. La storia di quotidianità della famiglia Volpi può essere seguita ogni martedì sul programma Romanzo Familiare in onda su TV 2000. Parliamo ancora di impegno nel sociale, questa volta a Novi Ligure, dove ha preso il via un percorso per aiutare chi è in difficoltà. Sentiamo Enrico Maria. Disagio sociale. A Novi Ligure, per aiutare concretamente ad ovviare questa situazione, sta prendendo il via il progetto di una cooperativa autogestita cui aderiscano le persone in difficoltà e in cui formazione e avviamento al lavoro siano aspetti qualificanti. Il carattere strutturale degli aiuti concessi e le altre caratteristiche hanno suscitato interesse verso il progetto, che è stato trattato durante il recente seminario della maggioranza di centrosinistra e che andrà definito ed avviato in tempi brevi. Altro aspetto evidenziato nella stessa sede, su cui si intende porre una particolare attenzione, poi è quello relativo alla questione degli anziani non autosufficienti con difficoltà di reddito. Ed in merito sul punto il Consorzio Servizi alla Persona sta da tempo attuando diversi interventi. Che il sociale a Novi sia una priorità è nei fatti. Tra le politiche adottate nel corso del 2011 sono da sottolineare gli interventi riservati a questo campo. Tra le varie pratiche, nel corso dell'anno, l'Ufficio Affari Sociali ha gestito le domande per bonus sociali, i contributi a sostegno delle locazioni, il Fondo Sociale ATC. Altre prestazioni di carattere sociale ed assistenziale sono assicurate tramite il Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona. L'impegno del Comune verso la scuola si è concretizzato, come di consueto, su più fronti. Oltre all'erogazione di contributi comunali e regionali per borse di studio e libri di testo, è stato assicurato il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, il servizio di assistenza agli alunni portatori di handicap, asili nido e mensa scolastica.
Per quest'ultimo servizio gli alunni iscritti nell'anno scolastico 2011-2012 sono 1710, di cui 744 a tariffa piena e 966 a tariffe ridotte. Infine, a gennaio il Comune, seguendo gli indirizzi della Regione Piemonte, ha indetto il bando di concorso per l'attribuzione dei contributi per il pagamento del canone d'affitto sostenuto nell'anno 2010. Per oggi è stato proclamato lo sciopero regionale del trasporto pubblico, in particolare extraurbano. Gli autobus si fermano per 4 ore contro i tagli della giunta Cota. Chi si è messo in viaggio o chi lo dovrà fare dovrà tener presente il rischio di andare incontro a disagi per lo sciopero regionale indetto appunto da CGIL, CISL e UIL contro i tagli deliberati. Stamane ad Alessandria c'è stato anche lo stop degli autisti dell'ATM, è durato fino alle 12.30, a Casale si è tenuto dalle 9 alle 11.30, mentre Arfea si è fermata dalle 8.30 a mezzogiorno. Quelli del CIT di Novi e della SAMO di Ovada hanno iniziato lo sciopero alle 10 e finiranno tra poco alle 14. Il personale degli impianti fissi di tutte le aziende di trasporto sciopererà invece nelle ultime 4 ore di servizio. Andiamo ora ad Ovada, che punta sullo sviluppo delle risorse di un territorio dalle 1000 sfaccettature. Bruno Mattana. In base anche alle indicazioni della commissione consiliare del Comune di Ovada, che si occupa di programmazione economica, promozionale e finanziaria, l'ente civico ha deciso di proseguire nelle scelte e nella politica per favorire lo sviluppo misto di Ovada e del territorio. Si tratta in sostanza di procedere a sviluppare gli aspetti economici legati alle attività produttive assieme a quelle agricole di qualità e di nicchia e per il turismo. È stata una scelta, ma soprattutto una conferma, dice il sindaco con delega al bilancio, Andrea Ordone, che partecipa in modo attivo alla commissione presieduta da Franco Ravera e composta da Mario Esposito per la maggioranza ed Eugenio Boccaccio ed Elisabetta Abruzzo per le minoranze, in quanto questo orientamento era presente già dalla metà degli anni Ottanta, cioè di lavorare per lo sviluppo misto, anche in considerazione di tutte le peculiarità del nostro territorio. I presenti, maggioranza e minoranza, e lavori della Commissione hanno espresso condivisione circa la qualità dello sviluppo misto, stimolo per la maggioranza a proseguire il lavoro. Tra poco la pagina sportiva, il basket, poi previsioni del tempo, consueta rubrica delle notizie utili, a seguire in diretta Aria Pulita, oggi conduce Stefano Roncati, parleremo del processo Eternit. Grazie per averci seguito e arrivederci. Lo sport, in collaborazione con... C'è Bell'Elettronica, tutto il mondo dell'elettronica in un unico posto. Componenti elettronici, materiale elettrico, cavi audio-video, antifurti, telecomandi, navigatori, telefoni, TV, antenne, parabole, illuminazioni e LED. C'è Bell'Elettronica, ad Alessandria, grazie di esserci. Adesso è l'ora di vincere. È l'ora di dimostrare che Casale sa reagire in momenti difficili come questo, anche dopo un cambio di allenatore, anche dopo l'ennesima sconfitta maturata negli ultimi secondi di gioco. La Novi Più scenderà in campo per la prima volta dopo 6 anni senza Marco Crespi in panchina. Le dimissioni del coach hanno consegnato la guida della squadra al nuovo capo allenatore Andrea Valentini, storico assistente di Crespi, che nel suo nuovo incarico sarà coadiuvato da Valeriano Dorta. Domenica al Palaferraris arriva la 8 Caserta, squadra che non se la passa troppo bene, ma capace di dare filo da torcere nell'ultimo turno all'Armata Siena, uscita vittoriosa soltanto all'ultimo possesso. Attenzione ai campani quindi, guidati dalla classe degli americani Connis e Smith, top scorer di una squadra in grado di essere molto efficace in attacco e che si porta dietro ottime percentuali dal campo. Intanto è tornato a Casale Matt Jenning, operato alla mano ad inizio settimana e costretto ad uno stop di circa 1 mese e mezzo. La società dovrebbe intervenire sul mercato nei prossimi giorni, ingaggiando un giocatore che possa allungare le rotazioni dei rossoblù. A dare una mano al nuovo coach Valentini ci pensa il calendario. Dopo la sfida contro Caserta, i Monferrini si fermeranno per il turno di sosta. 2 settimane per lavorare con tranquillità su schemi e tattica, prima di affrontare la trasferta di Milano. In Serie C dilettanti sfida al vertice per il Dertona Basket, impegnato nella trasferta di Novara, seconda in classifica a 8 punti dalla squadra di Arioli. I tortonesi stanno letteralmente dominando la stagione e possono contare sulla miglior difesa tra tutte le 144 squadre di categoria in Italia.
Si interrompe invece la serie positiva di Alessandria. Dopo tre vittorie consecutive, la Zimetal è uscita sconfitta dal campo di La Spezia nella gara di recupero di campionato. Non c'è pausa per gli alessandrini, che domenica ospitano il Crocetta, terz'ultimo ma reduce da un brillante successo su Biella. Lo Sport, in collaborazione con CEB Elettronica ad Alessandria. Grazie di esserci.